Ciao ragazzi, sono Don Ernesto. Questo ciclo di catechesi che stiamo per iniziare, possiamo vederlo come un cammino. Difatti noi lo chiamiamo Via Sanguinis, in cui ogni tappa è caratterizzata da un'effusione del sangue di Cristo. Oggi vedremo la prima effusione, che corrisponde a Gesù che versa sangue nella circoncisione. Per ogni catechesi vi daremo un brano di riferimento relativo all'effusione e anche altri brani che nel corso della meditazione emergeranno, su cui potete pregare, scegliere di pregare. E poi vi daremo dei spunti, delle domande per la vostra riflessione e in più, in ogni effusione, noi andremo a pregare il Signore per che ci aiuti a combattere un vizio in particolare e chiederemo un dono dello Spirito Santo. Perché per aiutarci in questo combattimento. Bene, iniziamo il nostro cammino. Più che con un passo, vedremo con un rito, con un atto, con una preparazione. Il passo di riferimento è Luca 2,21. Leggo: quando furono compiuti gli 8 giorni prescritti per la circoncisione, gli fu messo nome Gesù, come era stato chiamato dall'angelo prima che fosse concepito nel grembo. Quindi ci troviamo a 8 giorni dalla nascita di Gesù e in quel caso viene compiuto un rito tipico di Israele in cui, valido per tutti i maschi, viene circonciso, cioè tagliato il prepuzio del nascituro e in quel momento gli viene dato il nome. E a cosa serve questa circoncisione? È un segno dell'alleanza tra il popolo di Israele e il Dio, tra l'uomo e Dio. Si diceva infatti karat berit, cioè tagliare l'alleanza. E che cos'è l'alleanza? L'alleanza è proprio la nostra relazione con Dio, la nostra comunione d'amore con Lui. Quando è che incomincia a comparire nella Bibbia il discorso dell'alleanza, in particolare della circoncisione, con Abramo? Vediamo che in Genesi 17 Dio chiede ad Abramo di circoncidere se stesso e anche tutti i maschi del suo popolo. Abramo chi è? È il primo uomo che ascolta la voce di Dio. È l'immagine, l'icona di tutti coloro che hanno il coraggio di ascoltare la voce del proprio cuore, di Dio che parla al proprio cuore e di seguire quella voce, di mettersi in cammino. E quando è che vediamo che Dio parla ad Abramo? In Genesi 12. E lì Dio fa ad Abramo una triplice promessa. Gli promette una terra, gli promette di benedirlo e soprattutto gli promette una discendenza grande come le stelle del cielo. Quindi un cammino inizia da una grande promessa, da una grande meta, difatti. E poi sicuramente Abramo, come tutti quanti noi, davanti a questa grande promessa di Dio, si sarà chiesto: e se sbaglio, e se cado, e se fallisco, cosa mi succederà? Allora in Genesi 15 Dio mostra ad Abramo che l'unico a farsi carico del mancato rispetto dell'alleanza sarà Dio stesso. E difatti noi lo vedremo con Gesù Cristo, è Lui che si fa carico dei nostri peccati per renderci uomini liberi d'amare. E allora vediamo che all'uomo viene dato, ad Abramo, a noi, viene data una promessa grande, ma anche una garanzia di successo. Dio è il garante. Due ottimi stimoli per iniziare un cammino, direi. Allora noi vediamo anche che anche noi, dinanzi a un amore così grande, c'è il desiderio di ricambiare in qualche modo. E come si può ricambiare Dio, difatti? Dio si può ricambiarlo donandogli l'unica cosa che Lui desidera, che noi lo amiamo con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. E vedete, la circoncisione è proprio il segno di quest'amore contraccambiato. È come quando ti fai un tatuaggio. Una persona si fa un tatuaggio perché? Perché vuole avere sulla propria carne, sulla propria pelle, il segno, l'impronta di quella persona. Allora si tatuano i nomi, le iniziali del nome, anche a voler dire: vorrei che quell'amore fosse un amore eterno. E che finché campo sta là, ma come il tatuaggio, anche altri segni, il cuore spezzato, ciondoline, catenine, cose che mi facciano sentire addosso quell'amore.
e che in qualche modo siano anche una testimonianza del mio amore, del mio votarmi a quella persona, a quella situazione. C'è il libro del Cantico dei Cantici, che è sempre Antico Testamento, un bellissimo canto d'amore, in cui la sposa dice allo sposo: mettimi come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul tuo braccio, cioè la mia immagine, il mio nome sia sigillato, quasi marchiato a fuoco sul tuo braccio, sul tuo cuore. E così, questo un po' è il significato della circoncisione. In quell'occasione abbiamo visto che a Gesù viene dato il nome. In Genesi 17, quando Dio chiede la circoncisione ad Abramo, gli cambia anche il nome. Dirà infatti: tu non sarai più Abram, ma sarai Abraham. Abram significa padre eccelso, padre esaltato, nobile come tuo padre. Abraham significa un padre di una moltitudine. Nel nome c'è l'essere di una persona, c'è l'identità, c'è la missione di una persona. Dio cambia la missione di Abramo. È come se gli stesse dicendo: non guardare più indietro, non guardare più alle aspettative di tuo padre, alle aspettative di qualcun altro, alle tue aspettative. Non misurare più la tua vita a partire da quello che sono la tua capacità, la tua forza, la tua progettualità, ma progetta a partire guardando avanti, cioè guardando a quelle che sono le mie promesse. Cioè che sia un cammino alla misura di Dio, non alla misura nostra, che è limitante in qualche modo. C'è un altro passaggio riguardante il nome nel Nuovo Testamento in cui gli apostoli vanno da Gesù tutti esultanti perché hanno ottenuto un grande successo apostolico. E Gesù dice: sì, bene, però il motivo della vostra gioia è il fatto che il vostro nome è scritto nei cieli. Noi abbiamo un nome, il nostro essere, la nostra missione è scritta nei cieli, c'è qualcosa di grande, è qualcosa che veramente sta nelle mani di Dio, i cieli. Ed è scritta già, cioè sta là. E allora noi siamo destinatari di una grande promessa, di grandi benedizioni. Siamo qualcosa di grande. Per questo sognate in grande. Abbiate grande considerazione di quello che siete, di cosa potete fare. Imparate a guardarvi con gli occhi di Dio. Però che succede? Abramo, cose belle, però poi Israele si dimentica di questo amore. Resta il rito, ma rimane un rito puramente formale. E allora c'è bisogno che i profeti richiamino il vero significato di questo rito della circoncisione. Ad esempio Geremia 4:4 dirà: circoncidetevi per il Signore, circoncidete il vostro cuore. Come a dire, guardate che la circoncisione non è semplicemente un atto esteriore. Quante cose della nostra vita sono atti esteriori, pura formalità, tante amicizie, tante relazioni, tante cose noi le facciamo senza amarle veramente. Magari diciamo: sì, io amo quella cosa, sono appassionato di quella cosa, ma poi stringi, non è così. Anche San Paolo ribadirà questo concetto e vediamo ad esempio in Romani 2:28-29 che dirà che la vera circoncisione non è esteriore, ma è interiore, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito. E poi in Colossesi 2:11-12 farà capire come il cristiano vive il rito della circoncisione e dirà che la circoncisione per un cristiano è il battesimo, difatti. E nel battesimo noi infatti riceviamo il nome, non solo il nome nostro, ma anche il nome di cristiani. Difatti quel sigillo, quel marchio a fuoco, quel tatuaggio che tu ricevi durante il battesimo è il marchio di Cristo, è l'impronta di Cristo, è quello il sigillo sul tuo cuore. Bene, abbiamo parlato di spirito. Un'ultima parentesi, cos'è lo spirito? Dice San Paolo nella prima lettera ai Tessalonicesi che l'uomo è fatto di corpo, anima e spirito. Il corpo sarebbe la parte esteriore, cioè quindi ciò che riguarda le sensazioni, le percezioni, la nostra corporalità. C'è chi vive come se fosse soltanto corpo, pura apparenza, pura estetica.
Ma noi non siamo solo quello, siamo, è importante, è fondamentale, è prezioso, siamo tempio dello Spirito Santo di fatti, ma siamo, siamo fatti anche di un'anima. E l'anima riguarda l'affettività, la volontà, la memoria, la razionalità, il carattere di una persona. Però non siamo solo questo. C'è chi vive soltanto così, come se fosse corpo e anima, dimenticandosi della parte più preziosa, quella più profonda, lo spirito, il cuore. E lo spirito è lì dove vive Dio, dove abita la nostra relazione con Dio, dove vive, dove c'è il nostro essere, nostra verità più autentica, profonda, è il luogo delle intuizioni, è il luogo in cui amiamo, è il luogo in cui siamo liberi. Ecco, noi dobbiamo andare a fare un taglio proprio lì, sul cuore, nello spirito. Cos'è dunque per noi oggi un taglio? E con che cosa dobbiamo tagliare? Vedete, ci sono delle cose, delle situazioni, delle persone che non ci fanno bene, che ci fanno male e che rendono la nostra vita sterile e senza frutto. Magari il frutto c'è ancora, c'è anche, però è un frutto acerbo, oppure è poca roba e non ci sazia. Ti rendi conto che sei chiamato a qualcosa di più. Allora i tagli possono essere di due specie, o tagli netti oppure delle potature. Lo vediamo in Giovanni 15, quando nell'episodio della vite, del racconto della vita ai tralci, Gesù parla di potare e di tagliare. Le potature sono dei ridimensionamenti, cioè delle cose vanno un po' aggiustate. Allora ad esempio potrebbero essere dei modi di pensare ciò che dobbiamo tagliare o potare. Ad esempio quando pensi che non vali nulla, che sei uno stupido, che nessuno ti vuol bene o che nessuno ti vorrà bene, che non ci potrà essere una persona che ti amerà veramente o che tu sarai capace di amare veramente, o magari che Dio è distante, Dio non si interessa di te, non si cura di te, oppure che la vita è una grande fregatura. Ecco, tutti questi modi di pensare taglia, perché sono degli inganni, non ti portano da nessuna parte. Difatti tu lo vedi. Qual è il frutto di questi modi di pensare? Le conseguenze? Che ti chiudi in te stesso, ti immobilizzi e quindi non cammini. Allora possono essere anche dei modi di agire con cui bisogna tagliare. C'è chi passa proprio le giornate a lamentarsi, a piangersi addosso, oppure a rattristarsi. Poi c'è chi passa proprio le giornate a giudicare, a mormorare, a sparlar male degli altri, a guardare sempre il lato negativo delle persone, delle cose, delle situazioni. Ecco, questa roba qua bisogna tagliare. Oppure ci possono essere delle abitudini negative, delle dipendenze vere e proprie. Dipendenza dal fumo, la dipendenza dall'alcol, dal gioco d'azzardo, la dipendenza dal sesso, la dipendenza da internet, dal telefonino. C'è cose a cui tu ti leghi e che ti rendono schiavo, che ti tolgono la libertà e ti chiudi su quelle cose e ti perdi il meglio della vita. Ecco, con certe cose tu ti rendi conto che hai un rapporto esagerato, esasperato, morboso, che ti chiude, che ti blocca, taglia o pota. A volte ci possono essere dei rapporti, delle amicizie, delle situazioni che tu vivi in delle comitive, in dei gruppi, in cui ti rendi conto che si sta sempre a litigare, si sta sempre a invidiarsi gli uni con gli altri, a farsi dispetti, a mormorare. Con certe situazioni taglia. Con certe persone a volte è il caso di tagliare. Dici, ma io rimango solo. Forse è meglio rimanere solo, perché questa è l'unica possibilità per poter trovare poi le persone giuste, perché quella promessa d'amore si realizzi veramente. A volte storie d'amore vanno avanti, storie di fidanzamento, diciamo meglio, vanno avanti per anni, lunghe, e quando tu sai benissimo che ti stai accontentando, che non sei felice, beh, taglia. Oppure pota, magari delle storie in cui ci sono fidanzati che non si dicono le cose per paura di non essere capiti, di essere incompresi, di litigare, cioè di affrontare una crisi, e allora i scheletri nell'armadio vengono portati avanti pensando che le cose possano migliorare, ma in realtà non migliorano,
peggiorano soltanto, si aggravano e null'altro. Ecco, in quel caso pota, parla, sistema, affronta la crisi, cioè, oppure taglia. Oppure puoi passare un anno intero a stare dietro un esame, e perché? Perché ti alzi tardi la mattina, poi metti vicino al cellulare, stai sempre a scrivere su WhatsApp mentre col libro davanti, la sera esci sempre, e così passa un anno e hai fatto un esame, magari l'hai fatto pure male. Beh, taglia con questo atteggiamento, con questo modo di approcciare allo studio. Taglia con certe abitudini che tu hai, che riguardano la tua quotidianità. Oppure passi una vita senza fare delle scelte decisive, come chi a 30 anni l'unico orizzonte che ha davanti a sé è una vita a casa con mamma e papà comoda. Taglia questa roba qua. E non è più il caso che tu vada avanti in questo modo, eccetera. Cioè, gli esempi possono essere tanti. Vedete, tagliare, quindi, capiamo che cosa significa. Significa scegliere l'essenziale. Cioè, scegliere ciò che mi appartiene veramente e mettere via il superfluo, cioè quello che mi pesa. Per fare un buon viaggio, ad esempio, è indispensabile preparare bene i bagagli. E questo stiamo facendo adesso. Prepariamo bene i bagagli. Io ho fatto il Cammino di Santiago, no? Se devi fare il Cammino di Santiago a piedi, con lo zaino in spalla, devi camminare per 800 km, circa un mese, beh, ci pensi bene a quello che ci metti nello zaino, perché 100 grammi in più, 100 grammi in meno, se pesa 8 kg piuttosto che 8 kg e mezzo, è un grande guadagno se tu devi camminare così a lungo. Se ti vuoi godere il cammino e arrivare alla meta, allora delle scelte le fai. E allora capisci anche questo tempo che noi stiamo vivendo, ci aiuta a capire che in fondo ci sono delle cose che sono essenziali e altre che sono superflue. E quelle cose superflue ci fanno solo perdere tempo, ci appesantiscono soltanto e si possono tranquillamente eliminare. Vedi, più importanza di fatti tu dai al cammino e alla meta, è meglio ti prepari. Se io penso di dover fare un cammino alla fine 2 giorni, pochi chilometri, non mi interessa nemmeno tanto la meta, il cammino non è tanto interessante, ma in fondo nello zaino ci metto di tutto e nel cammino perdo tempo. Ma se la meta per me è grande, è importante, e allora io voglio camminare bene, voglio prepararmi bene, perché non mi voglio, e voglio arrivare in fretta, non voglio perdere tempo per arrivare lì. Capite? Cioè, la cosa importante è l'obiettivo. Capire bene qual è l'obiettivo, ed è quella promessa, è quel sogno che il Signore ti ha piantato, seminato nel cuore. E anche il cammino è importante, le tue giornate, la tua quotidianità sono importanti. Quindi, perché taglio? Perché rinuncio a delle cose? Perché voglio il meglio, quello è il motivo. Se io scelgo di fidanzarmi con una persona, ovviamente taglierò con tutte le altre, perché a quella persona la voglio amare fino in fondo e me lo voglio godere questo amore, questa relazione. Se io scelgo di consacrarmi a Dio e alla Chiesa, non me faccio una famiglia, taglierò con tutto il resto. Perché? Perché voglio vivere in pieno quella relazione, cioè voglio amare fino in fondo, la voglio sposare quella scelta di vita e la voglio vivere con autenticità, con verità, e mi rendo conto che per vivere veramente non ci vogliono troppe cose, ma ce ne vogliono poche, semplici, essenziali, vere, autentiche, mie. Io voglio il meglio, perché la vita me la voglio vivere in pieno. Questo è il motivo di un taglio o di una potatura. E allora vedete, noi con questa effusione, noi chiediamo a Dio di aiutarci a vincere il vizio della gola. E cos'è la gola? È la smania di voler ingurgitare ogni cosa. Noi la comprendiamo bene con il cibo, cioè chi mangia voracemente, chi non sa rinunciare a nessun cibo, deve acchiappare tutto, c'ha sta smania, sta stanzia di vivere, di acchiappare tutto. Ma questo è un meccanismo che vale per qualsiasi altro tipo di dipendenza, dalle droghe, dal sesso, da qualsiasi cosa. E vale per ogni attaccamento morboso che noi abbiamo con persone, situazioni. Vedete, il vizio della gola, in quello zaino, vorrebbe metterci tutto. Il vizio della gola vorrebbe camminare con 2 piedi in una scarpa.
Ma come fai in uno zaino a metterci tutto? Come fai a camminare con due piedi in una scarpa? Non si può. E allora, per vincere il vizio della gola, chiediamo al Signore, per i meriti del sangue di Cristo, di farci dono del santo timore di Dio. E che cos'è il santo timore di Dio? È un dono dello Spirito Santo. Ed è non la paura e il terrore di un Dio che giudica, che sta lì a puntare il dito, ma è il sentirlo come padre. Sentire che Dio è un padre che mi è vicino e che la mia vita è nelle sue mani ed è chiamata a qualcosa di grande. E allora il santo timore di Dio è la paura di perdere la mia relazione con Dio, è la paura di perdermi le cose più belle della vita, quelle che il Signore mi sta donando. E perché? Perché mi sto attaccando a delle cose che in realtà sono più un peso, sono più delle zavorre che mi impediscono di volare, più un freno a mano tirato che non una vera ricchezza per la mia vita. E allora il rischio grande è quello di perderci il meglio della nostra vita, è quello di perdere la verità di noi stessi, è quello di perdere di vista i nostri sogni. E allora, prima ho detto che noi lo chiediamo, il dono dello Spirito, del santo timore di Dio, per i meriti del sangue di Cristo. Cosa significa chiedere per i meriti del sangue di Cristo? Vedete, è come se Dio, con il sacrificio del suo Figlio sulla croce, ci ha dato una carta di credito con un credito illimitato. Quel credito illimitato è il sangue di Cristo. E quindi io con quella carta di credito posso chiedere a Dio qualsiasi cosa che è per il mio bene, ovviamente. E ovviamente per il tuo bene è avere il santo timore di Dio, è vincere il vizio della gola, è capire ciò che per te è essenziale. Allora tu, per i meriti del sangue di Cristo, a Dio questa cosa gliela puoi chiedere e puoi avere la certezza che il Signore te la dà, perché ti vuol bene, perché ti ama. Allora, concludiamo. Ti accorgi che certe tue abitudini ti stanno facendo perdere il meglio della vita, che rendono la tua vita sterile e senza frutto? Bene, allora taglia e mettiti in cammino. Vedrai che il Signore sarà fedele alla sua promessa e farà grandi cose con te. Vedete, questo cammino inizia con una ferita, la tua. È una ferita che sanguina, una ferita che fa male, perché tagliare con certe cose fa male, anche se quelle cose non riconosciamo che non sono cose buone. Però questo cammino termina anche con una ferita. La ferita che non è la tua, ma quella di Gesù Cristo, di nostro Signore. Anche quella sanguina e fa male. Però da quella ferita, da quel sangue, è un sangue di misericordia, è un sangue che consola e che guarisce. Allora vedete, abbiamo una promessa e una garanzia grande. E abbiamo per questo cammino. E allora possiamo veramente sperare di fare un bel cammino insieme. E vi saluto con quelle che sono il saluto tipico dei pellegrini del Cammino di Santiago. Buon cammino e ci vediamo domani con una nuova catechesi. Buona preghiera.